Vive la Belgique, leve Belgium! Sarà il settimo sovrano del Belgio all'altezza del predecessore. Filippo ha inaugurato il proprio regno, ereditato dopo l'abdicazione del padre Alberto II, declamando l'unità e la volontà di un lavoro collettivo. Parole che sono più di un proforma per la giornata di festa nazionale durante la quale è avvenuto il passaggio di consegne. Sono il simbolo di un'assunzione di responsabilità cosciente delle difficoltà. L'abilità di Alberto II nell'essere riuscito a tenere il timone durante la più grave crisi politica del Belgio non sarà una performance facile da ripetere. Giuro di rispettare la Costituzione e le leggi del popolo belga e di preservare l'indipendenza del paese e la sua integrità territoriale, ha detto ieri Filippo nel giuramento davanti al Parlamento. A 53 anni, quello appena intrapreso, con accanto la moglie Mathilde, prima regina belga del paese, è un percorso complesso e il margine d'errore è quasi inesistente.